Ciao ragazzi, sono Soldato Nero del clan Legio 13 e torniamo oggi con un nuovo video, un nuovo video commentary di questa nostra miniserie dedicata a questo personaggio misterioso che fa risultati mirabolanti, che abbiamo chiamato per convenzione Mr. X, ma non c'era bisogno che ve lo ricordassi perché lo conoscete tutti già. Il suo PSN ID è Rage Man 123, ma conoscete tutti la storia di questo player, non è il suo ovvero è il suo vero PSN ID, ma il suo reale utilizzatore è un ragazzo del nostro clan, è una persona che voi già conoscete, che fa video qui su questo canale, una forza della natura. Però ovviamente non svegliamo la sua vera identità se prima non mettete 300 like ad uno dei nostri video. Un risultato, insomma, i 300 like che non abbiamo raggiunto nel secondo episodio, ci siamo andati vicini, 260 like se non sbaglio, un grande risultato per un canale emergente come il nostro, però ci rendiamo anche conto che chiedere 300 like a una comunità come la nostra forse è chiedere un pochettino troppo, non perché non ne abbiamo le potenzialità, credo, ma perché siamo, ripeto, ancora giovani e ne abbiamo ancora strada da fare. Quindi diciamo che abbiamo deciso di scendere a 250 like, quindi se questo video riuscirà a raggiungere i 250 like, giuro che vi sveleremo il vero utilizzatore di questo account, ci sarà un'intervista con lui, un bel commentary, vedrete che ci divertiremo assieme. Questa partita di Mr. X è una partita molto bella, ne parlerò dopo, prima però ce ne ho altri temi. Una partita molto bella perché lui, come al solito, Rage Man gioca da solo, non vuole compagni. Gli avversari non sono dei fantocci o dei manichini, come utilizzano best youtuber che fanno risultatoni con mongoloidi che vanno in giro per la mappa a farsi killare. Questo Rage Man è un tipo cazzuto, uno che spara forte. Gioca, come vedete, in sovrainfezione contro un gruppetto di 5-6 avversari, quindi contro un gruppo, quindi ricordiamo, non è mai facile giocare contro un gruppo. Sarà una bella partita alla fine perché, ok, perderà, perché comunque entra il risultato già acquisito, ma ci sarà uno dei nuclear più veloci in Italia, non sicuramente non il più veloce, però uno dei più veloci, attenzione, io parlo in italiano, cerchiamo di comprenderci, poi non venite a dirmi soldato, non fare il coglione, questo non è il nucleo più veloce, non ho detto che è il più veloce, è uno dei più veloci, è probabilmente però uno dei più belli che ho visto, eccolo qua, qui parte il cronometro in sovraimpressione, poi tra 3 minuti vi renderete conto che cosa riesce a combinare in questa partita, perché Mr. X se lo può permettere, ragazzi. Va bene, dai, ma a parte scherzi, vi volevo parlare di alcune cose. Innanzitutto, questa è stata una settimana importante perché è partito il nostro progetto di sponsorizzazione dei canali youtuber dei nostri fans. Come già sapete tutti, domenica c'è stato il primo episodio di questa nostra nuova iniziativa. C'è stato un bel video di Kenny Allianz, un ragazzo giovane della provincia di Bari che ha fatto un bel 100 kill, 6 morti. È stato anche bravo nel commentare, a mio avviso, senza utilizzare classici e tante cazzate, insomma, è riuscito ad essere chiaro ed essere coinciso su come affrontare anche una partita, no? Quando si è da soli e si vuole lasciare, si vuole fare il risultatone. È stato bravo, una bella, continuate così e aspettiamo numerosi vostri video. Vi ricordo, appunto, se non conoscete le modalità, riascoltate il nostro video commentary, insomma, saprete, avrete tutte quante le indicazioni. Una settimana importante anche perché c'è stato poi il nuovo montaggio fatto su Cerca e Distruggi Veterano di Ska. Ska è un altro best player del nostro clan, ha fatto un montaggio spettacolare, lui viaggia in simbiosi con Versa, Sky Versa, io li chiamo i gemelli diversi, loro si occupano dei montaggi, fanno dei montaggi bellissimi sul nostro canale, cercateli, guardateli, vedeteli, ascoltate la musica e vedete come danzano sulle mappe di Black Ops, è veramente molto, molto bello da vedere e da ascoltare. E poi vi volevo accennare il tema del prossimo commentary, che sarà appunto concentrato
Sicuramente su un episodio che è successo a me, Ciro è un ragazzo, un nostro fans che giocava con noi in squadre multiple su postazione, dove è successa una cosa davvero strana. Sia io che Ciro che l'altro ragazzo, in negativo, forse anche abbastanza pesantemente, abbiamo stravinto stracciando gli avversari, che però ci hanno fatto un casino di kill, insomma. Strano poi parlarne poi a fine partita con gli avversari, e si è discusso, si è commentato in modo tecnico quanto è accaduto, e ripeto, e sarà questo argomento, non voglio dirvi altro del prossimo commentary, ma vediamo un attimino questa partita qui. Tra un po' ci sarà il Nuclear, una partita impressionante di questo Mister X, che utilizza il classico N94 silenziato con calcio regolabile e caricatori aumentati, questa classe che è strausata un pochettino dai player un po' più tecnici qui di Black Ops. Una classe che utilizzo anch'io perché mi è stata suggerita, non perché io sia tecnico, non ci capisco un cazzo. E come bonus utilizza Fantasma, Inflessibile, Sciacallo e Destrezza, anche questo una combinazione classica se si vuole cercare da soli di fare un bel risultato. Bel risultato che ci sarà, perché la partita finirà con 115 uccisioni e 9 morti. Non riuscirà qui Mister X a vincerla questa partita, perché ripeto, entrerà a partita già iniziata con un risultato ampiamente acquisito purtroppo per lui, e quando si gioca contro un gruppo di 5-6 avversari e si è soli non è mai facile poterla spuntare. Però ripeto, un partitone classico, qui vedete il risultato finale 166-174, c'è la sconfitta, ma un super super punteggio per Mister X. Mi raccomando, il vostro mi piace, se arriviamo a 250 like vi svegliamo chi è. Ciao ciao.